tantissimi abbonati, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani, fedelissimi abbonati, l'ondata di Om bella spontanea in chat. E ci siamo, buon martedì di grazia al 19 dicembre 2023. Tutto procede per il meglio, o forse no, lo scopriremo solo vivendo nel corso di questa serata. Bentornata Valentina Ferranti, come stai? Ciao Gianluca, ciao Gianfranco, ciao Mesbeth, benissimo, un po' stanca ma bene. Sta arrivando anche il buon Landi, mentre diamo il bentornato a Gianfranco Ukedu. Come stai? Buonasera a tutti, bene. È stata una settimana molto intensa. Ciao Valentina, ciao Gianluca, ciao Mesbeth. È un piacere essere qui nuovamente insieme a voi. Iniziamo pure la serata. Gianluca, te la parola. Il buon mese è pronto a dirigere i fili e i tasti della nostra regia. Sono contento anche perché venerdì sul canale Facciamo Finta Che ho riapprofondito con nuove rivelazioni sul caso di Rino Gaetano con Bruno Mautone. Così abbiamo risottolineato il perché dello spotto al Maurizio Costanzo Show, che è diventato il Gianluca Lamberti Show. Quindi ci sono veramente delle rivelazioni che vi invito ad andare a vedere. Quel ragazzo in qualche modo è un esempio che mi ha toccato molto, allora ci tengo a sottolineare anche un po' che nulla è a caso e che nulla è nonsense, come hanno voluto far credere. Io però entrerei a gamba tesa, perché voglio, mentre ringrazio Alessandro Antonelli per i super sticker, voglio partire da Valentina. Questa sera siamo galanti, andiamo in ordine e in senso orario, perché la vicenda che commenteremo in parte, non che ce ne possa fare qualcosa di che cosa faccia la Ferragni o meno, ma nel giro di poco avete visto come in realtà stia accadendo qualcosa e come abbiano, lo dico, faccio entrare Landi così lo spiego anche a lui, di come in realtà questa vicenda della Ferragni sia in qualche modo un segno di un regolamento di conti ad alto livello. Lo abbiamo visto in ambito politico, lo vediamo anche in ambito del Vaticano, magari questa sera lo andremo anche a svisciare, e la coppia, diciamo i Kardashian italiani, i Ferragnez, Fedez e la Ferragni, che tanto hanno fatto politica, tanto hanno fatto ancora di più propaganda, Sanremo erano inattaccabili, e nel giro di poco, adesso concederete un po' il dubbio che la magistratura possa fare un'inchiesta di per sé o che gliene possa fregare qualcosa della finta beneficenza, anche perché poi è in coppia, perché mi cade la questione panettoni e arriva la questione uova di Pasqua, quindi è come se dall'alto qualcuno avesse detto ora attacchiamo quella figura, e io la posso vedere in duplice versione. Questo lo chiederò a tutti quanti voi, e attestati i piedi a qualcuno, opzione A. Opzione B, regolamento di conti interno, quindi è la pedina di qualcuno che va in qualche modo toccato, quindi è l'avvertimento per chi sta sopra di loro. Opzione 3 o C, qualcuno in pasto all'opinione pubblica bisognava pur darlo, quindi questo grosso malcontento e questa insoddisfazione del popolo in qualche modo va soddisfatta, un po' come si faceva ai tempi dell'antica Roma, quindi danno in pasto un idolo, oppure è qualcosa di fortemente simbolico. Tutte le speranze, non me ne vogliano, ma qual è lo stereotipo di chi può seguire
un'intera serie TV ed essere ammaliata, essere fan della coppia Ferragni-Fedez, se non qualcuno che magari è in un momento dove è tra gli ultimi, no? Quindi un po' far cadere l'idolo degli ultimi, di quelli un po' più sempliciotti e sfortunatelli, no? Che hanno bisogno di sognare attraverso le vite di qualcuno senza arte né parte. Questo lo dico in maniera asettica, senza voler offendere nessuno. E quindi anche dargli una botta al loro idolo, alla loro speranza, può essere vista in questa chiave. Di tutte queste strade, ripeto, non ce ne frega niente di quel che fanno, ma il volerlo dare in pasto e vedere come è stata attaccata e come è stata data in pasto alla folla. Parto da Valentina e poi lo chiederò a tutti. Che idea ti si fa? Perché? La guarda, mi sono fatta diverse idee, ma concordo con un po' tutte quelle che sono tutte ipotesi plausibili, quelle che tu hai dato. Io le vedrei come un pestare i piedi a chi sta sopra di loro, perché noi parliamo comunque di due personaggi pubblici che vengono assolutamente manovrati, e tutto quello che devono dire e che pubblicizzano, come no, questa cosa qui che abbiamo visto, no? Soprattutto vi ricordate quel periodo, no? Loro pubblicizzavano, ok, quindi mandando a morire ed anche a danneggiare tantissime persone, chiudiamo la parentesi, probabilmente hanno pestato i piedi a qualcuno, comunque serve un capro espiatorio. Io la vedo comunque come una vicenda altamente simbolica. Perché dico questo? Perché tutta la realtà che noi viviamo va analizzata da più punti di vista, no? Cioè tutto quello che noi vediamo probabilmente non è come lo vediamo, lo percepiamo, ma c'è qualcosa dietro, così come tu prima citavi, Gianluca, la morte di Rino Gaetano, che in quegli anni è apparso come qualcosa di assolutamente casuale, così come in maniera casuale abbiamo ascoltato per anni le sue canzoni senza ritrovare all'interno di esse dei messaggi precisi e delle accuse o comunque dei detto non detto, che poi avevano un significato molto forte, ma proprio anche per la storia d'Italia, e adesso insomma viene fortunatamente letto anche in maniera differente, si legge in maniera differente la sua morte. Quindi, dato che nulla è casuale, ma tutto è simbolico, io la vedo come qualcosa che probabilmente è successa all'interno di un cerchio più grande di loro, comunque un cerchio direttivo, ma senza dargli troppa importanza, perché poi cosa ci portano questi personaggi? Come dicevi tu prima, vengono seguiti da tante persone, e queste tante persone sono comodamente seduti su dei divani a vivere la vita degli altri, quindi a vivere la vita di queste star e starlet che non hanno nulla da dire, però è quella la funzione, cioè a monte, prima di qualcuno ha pestato i piedi e qualcuno ha fatto, c'è questo aspetto interessante. Quello è il fenomeno di distrazione di massa, sia per non occuparsi della propria vita, perché io proietto nella vita degli altri, quindi mi siedo e non vivo la mia, e quindi vivo in un momento di totale passività della mia vita, e è attiva quella degli altri, no? E quindi vedo quella degli altri, appunto le vite degli altri, dei Ferragnez, come chiamare, insomma, e questo serve tantissimo, perché è una forma di anestesia globale, una forma di droga leggera, o comunque io tenderei a dire pesantissima, e quindi è questa più la cosa preoccupante, cioè non è che fa lei o le stupidaggini che dice lui o la cosa che mostra lei o la cosa che mostra lui, è soprattutto il fatto che ci siano persone che vengono ammaliate da questa questo brilluccichio, no? Che è come confondere la luce di un lampione con il sole o con la luna, e quindi queste persone vedono il lampione ma non riescono poi a leggere il fenomeno Ferragnez come qualcosa di assolutamente creato a tavolino, ma anche se non fosse creato a tavolino è comunque un fenomeno di distrazione di massa che rende le persone che guardano passive della loro vita proprio. La cosa un po' più triste è il fatto che comunque sono soprattutto anche le mamme con le ragazzine o i papà con i ragazzini che comprano gli oggetti prodotti da questa coppia, no? Quindi spendendo tantissimi soldi
per sponsorizzare un prodotto di marketing che è un fenomeno, ripeto, di distrazione e rincoglionimento di massa. Cioè, diciamo che, per fare una citazione cinematografica, nel Marchese del Grillo, io so io e voi non siete un cazzo, c'è un'autorità molto differente da quella che c'hanno i Ferragnez adesso, insomma, no? Quindi noi siamo noi e voi non siete niente, questo è il succo poi, no? Però adesso anche lì, gli integralisti di questo tipo di tematiche, ho fatto 10 minuti di premessa, se non lo avessero capito possono rimettere all'inizio e riascoltare l'inizio della puntata. Perché parlo di questo? Perché a parer mio è importante. O è un regolamento di conti nel deep state italiano, o è un voler togliere l'ultima speranza di quelli che queste cose le seguono. E se qualcuno è tanto infastidito, evidentemente non è poi così tanto diverso da quelli che li seguono, anche perché tanto amore o tanto odio non è giustificato. Bisogna analizzare in maniera asettica una situazione. E un personaggio pompato, come lo Zelensky di turno, quando viene dato alla folla e quando viene dato in pasto alla folla, c'è sempre un perché. Quindi allargare lo sguardo per vedere il disegno. Gianfranco, a te, che idea ti sei fatto? So che tu non segui queste cose, ma nel disegno globale, aspetta che sei mutato. Scusami, io non so chi sia la Ferragni, quindi insomma la seguo. Vabbè, è un po' difficile in Italia non saperlo. Cioè, vuol dire non seguire l'ultimo Sanremo, vuol dire non seguire tutta la propaganda. E anche non nel senso, è proprio chi fa controinformazione non può non sapere come abbia usato Fedez e la Ferragni, perché stiamo parlando di gente che voleva comprare la nave ONG per fare tutto quello che doveva fare, quindi è alla pari della Meloni e di Salvini, in un paese come questo. Paragoni la Ferragni a Meloni e Salvini, viva il deep state in Italia, cioè è qualcosa che non ha proprio nessun significato alla fine, è tutto gossip, è un pur parler, come diceva appunto Valentina. È un però ci sono le foto con il Presidente della Repubblica dei Ferragni, cioè certo, è politica. Ecco. È politica. Cioè, quello che diceva, hanno fatto più opposizione loro del PD, è un'opposizione finta, è comunque politica, così come pensate che la Ferragni con il Pensati Libera di Sanremo e tutta quella simbologia, ricordate tutti quei gioielli strani? Gianmarco, mi sembra che ne avessimo anche parlato di tutte quegli orpelli casualmente da egregora messi in quel palco. Gianluca, qui, se vuoi io ti dico la mia, Gianfranco, tieniti caldo che allora ti chiederò di più sull'argomento Ucraina, però Gianmarco, a te. Allora, i Ferragnez sono dei soldatini dell'elite apolide globalista che controlla il mondo. In particolare io ho fatto degli incontri a Cremona e ho parlato con molte persone di Cremona che mi hanno raccontato fatti specifici su come questa donna è diventata un influencer e così nota, così famosa. E ovviamente le sue fortune si devono a delle frequentazioni a Los Angeles, non a situazioni che investono politica italiana, Partito Democratico, Presidenza della Repubblica, ma direttamente America, direttamente quella, come dire, quel circuito di entertainment che ha lanciato film, serie televisive, cantanti, e ovviamente sono tutta una serie di personaggi su cui il nostro mondo, il mondo dei cosiddetti teorici della cospirazione, ha sollevato molti dubbi su quelli che sono gli intenti a carattere, come dire, quasi religioso che hanno queste elite dell'intrattenimento californiano. Perché è importante questa vicenda che tu sollevi? Perché ad esempio stamattina, nel momento in cui scoppiava questo scandalo, la Ferragni chiedeva scusa per la gravità di una situazione, perché di fatto non c'è filantropia nella sua attività, che
potrebbe esserci un giro di soldi che va a, come dire, riempire le tasche di organizzazioni che hanno a che fare con dei bambini. Quindi la situazione è da verificare perché potrebbe avere degli sviluppi molto particolari, perché come dicevo, nel momento in cui lei oggi chiedeva scusa, in America esplodeva uno scandalo a Filadelfia, in realtà in tutta l'America, perché Kendall, che non mi... Stephens, che è una attivista dei diritti LGBTQ, è stata arrestata perché si è scoperto che questa donna, questo politico, come dire, dei diritti civili americano, donna di 37 anni, ha rapito, con finalità che non sono state note, due bambini di 12, 11 e 12 anni, due bambini. E allora, questi personaggi dello spettacolo, questi alfieri dei diritti civili, che si impossessano di bambini, che si vogliono intestare cause filantropiche sui bambini, ma perché hanno tutto questo interesse? È solo buonismo che di per sé è già stomachevole o c'è dell'altro? Questo secondo me è il punto che bisognerebbe andare a scorticare, e io penso che verrà scorticato perché, come disse Falcone, la mafia è un fatto umano, quindi avrà un inizio, avrà uno sviluppo e avrà una fine. E io penso che questi intrattenimenti che vengono fatti in California con delle ritualità che sono, a mio giudizio, al limite di ciò che è malvagio, perché fanno anche degli spettacoli in cui divorano degli esseri umani per finta, cioè creano delle tavole luculiane in cui c'è del cibo che di fatto è una riproduzione di un essere umano e se lo mangiano. Questo non lo fanno di nascosto, lo fanno alla luce del sole. Fanno degli spettacoli in cui, ad esempio, una ballerina con il pancione, no? Vi ricordate Sì, no, quanto? Lady Gaga e tutte queste Sì, performance che prendono un no, coltello, si sì, scazzano no, la non lo pancia, diciamo, non lo tirano. diciamo. Abbiamo capito, sì, non lo diciamo perché è E crudo allora, in grande. questo, Però come è dire, l'idea. c'è qualche cosa che secondo me dovrebbe essere rivelato. Allora, poiché noi stiamo vivendo dei tempi dove le cose devono essere rivelate, secondo me questa storia potrebbe portare qualcosa di, come dire, di imprevisto. Ovviamente non ho prove, non ho, è una serie di illazioni che sto facendo, ma il fatto che a Natale venga colpito, che dovremmo essere tutti buoni e bravi, vengano colpiti gli alfieri del mondo LGBTQ, dei diritti civili, del politicamente corretto, no? Dei ben pensanti, dei perbenisti e di tutte quelle battaglie che noi ben conosciamo, in quanto ci provano disgusto, beh, è un fatto nuovo, è una novità, è una novità che secondo me porterà qualcosa di buono. Anche perché sbaglio o c'è anche un altro tipo di, diciamo, qualche morte strana, persone scomparse, ritrovate poi Sì, morte. allora, voglio essere chiaro su questo perché ho dato la notizia, quindi mi L'ho sembra letto da giusto. te. Allora, Jeanette Hobbard, che è una, come dire, una teorica della cospirazione come me, ed è una ricercatrice, ed è una divulgatrice, è scomparsa da alcune settimane e alcuni ambiti americani vicinissimi a gruppi organizzati molto bene, dico io, hanno affermato che Jeanette Hobbard è morta perché è stato ritrovato un cadavere e ufficialmente si è suicidata. Allora, poiché non sono stato solo io a darla, ma in America l'hanno data in molti questa notizia, io ritengo che non debba essere considerata come una fake news, ma semplicemente come una news, un po' come non si trova il cadavere di John Kennedy, si dichiara che è morto e quindi noi dobbiamo dare la notizia che John Kennedy è scomparso e bisogna dichiararlo morto.
Va bene, quindi fino a prova contraria è così. Allo stesso identico modo, sarà morta o sarà scomparsa? No, questo io non posso dirlo perché la notizia che io do è che ambienti credibili, cioè autorevoli, fonti autorevoli, che sono state riprese anche in account Twitter di gente che ha follower a milioni, non come me, ha detto, cioè, ha sostenuto questa cosa, quindi questa è la notizia. Jeanette Hosbar è morta ufficialmente per suicidio. Poiché è la creatrice di Cabala, Crolla Cabala, una Esatto. serie di documentari molto scomodi, che a tratti anche, come dire, esagerati nel senso delle emozioni scioccanti che provocavano, perché io magari posso aver bisbigliato nell'orecchio di qualcuno per creare il risveglio. I documentari di Jeanette Hosbar, quantunque ci sia la voce di Donatella Tinari molto dolce, sono stati ceffoni in faccia, sono andati proprio per via spicce nel risveglio. Era per dare un po' quel che sta accadendo. Marco, torno a te dopo. Valentina, se vuoi, però se no ti lascio anche l'argomento libero, perché poi con Gianfranco vorrei riprendere sia il discorso Ucraina, ma soprattutto il Mar Rosso che sembra diventare zona molto calda. Adesso ci arriviamo. C'è un'ultima questione, se vuoi la affrontiamo, se no magari rimando a dopo, che è quella del Vaticano, perché anche lì, da Becciu in poi, c'è un regolamento di conti e qualcuno, e non può che essere fonti interne, si è messo anche a vedere nelle versioni ufficiali se il medico del Papa nel giorno in cui è stata dichiarata l'emergenza era di servizio, non era di servizio. Insomma, qualcosa di grosso si sta regolamentando, si stanno in qualche modo combattendo dei vertici anche in Vaticano, e tutto nello stesso momento, in questi ultimi giorni. Se ti va, affrontiamo questo, Valentina, se no andiamo. Sì, allora sì, guarda, a grandi linee, ma io credo che si stia un po' aprendo il vaso di Pandora, sperando che il cielo diventi sempre più blu invece che sempre più scuro a questo punto. Ovviamente, i regolamenti di conti in Vaticano muovono non solo, cioè muovono delle pedine molto grosse e anche centrali da alcuni punti di vista. Guarda, una cosa, io non ho il televisore, ma insomma sto vedendo con supporto esterno una serie che non avevo visto del 2017, credo, Suburra. Che è una serie che parla appunto, cioè, e la sto vedendo con grande interesse anche antropologico, perché è una serie, secondo me, che pesca proprio dalla realtà dei fatti. E c'è anche la questione cardinali, vescovi, Vaticano. E andando appunto a vedere questa serie rispetto a quello che mi stai chiedendo adesso, ci sono delle. È come se avesse pescato dalla realtà che adesso siamo in qualche modo, non dico proprio uguale, però da alcune dinamiche che noi stiamo vedendo adesso anche per quanto riguarda quello che sta accadendo in Vaticano, il medico del Papa, eccetera, eccetera. Quindi, se tutto si sa un po' prima, o comunque se ci sono delle carte, o comunque delle intuizioni per quanto riguarda anche la questione delle fiction, no, e dei film, è interessante andarsi un po' a riguardare anche questa serie. Poi, rispetto alla domanda, secondo me, ripeto, si stanno aprendo delle porte, si sta un po' incrinando il vaso di Pandora se non è completamente aperto, ma c'è uno spiraglio, cioè il tappo che si sta muovendo verso un'apertura, probabilmente. È ovvio che dobbiamo solamente aspettare e guardare, perché poi dando una spiegazione in questo momento potrebbe risultare tutto il contrario di tutto. Quindi ci vuole un attimo di attenzione, di sedimentare la questione. Mentre arrivo da Gianfranco, come ti ho anticipato, adesso ti lascio anche qualche minuto in più perché prima sono stati brevi, quindi prenditi pure il tuo tempo, ma anche su
sotto le feste, sotto il Natale, la gente è un po' più distratta. Abbiamo visto come anche in Parlamento, per esempio, si aspetti agosto per fare le peggio porcate e approvarle quando magari la gente ha la testa già in vacanza sotto l'ombrellone. Anche fine anno, quindi vicino alle feste, vicino Natale, hanno provato dapprima a mettere il MES, poi non se la sono sentita, ma solo perché ci sono le elezioni, altrimenti l'avrebbero approvato. E in ambito geopolitico internazionale c'è la questione Zelensky, ma c'è anche la questione del Mar Rosso con lo Yemen, che ha detto: se gli americani vengono qui, chiunque possa interferire con quel che stiamo facendo, noi lo radiamo al suolo. E dall'altra parte l'Occidente, che dice: se lo Yemen interrompe i rifornimenti a Israele attraverso il Mar Rosso, scoppia la guerra. Quindi è una provocazione grandissima, Gianfranco. Questa è una provocazione che sta iniziando ad avere i suoi frutti, perché ci sono state già alcune navi che sono state bloccate. Teniamo presente però che comunque non solo il traffico verso Israele nel Mar Rosso passa all'approvvigionamento energetico per l'Europa attraverso le navi che trasportano il gas e le petroliere. Quindi c'è un problema economico enorme a livello di destabilizzazione di tutto l'Occidente, avrebbe un successo enorme, però andrà in porto un'iniziativa di questo tipo? Riusciranno a fermare questo modo di agire dello Yemen? Perché tutti i paesi arabi sono un po' coalizzati nel cercare di stare a guardare in guardia nei confronti di ciò che accade fra Palestina e Israele. Il discorso per quanto riguarda la crisi palestinese, questa viene affrontata come se la Palestina stesse subendo un terremoto, cioè a livello di calamità naturale. Mandiamoli un po' di aiuti, mandiamoli da mangiare, dell'acqua, insomma, cioè, qua si parla solo di aiuti umanitari all'atto pratico. Nessuno prende un'iniziativa a livello internazionale nei confronti di Israele per cercare di sabotare con delle sanzioni o con dei provvedimenti a livello economico nei confronti di Israele, perché non c'è questa volontà da parte di nessuno. C'è tutto un intreccio di interessi, e soprattutto gli interessi statunitensi e inglesi nell'area. Quindi sotto questo aspetto praticamente siamo in una situazione di stallo. Lo Yemen è influente fino a un certo punto, oltre a fare i pirati, non è che è un paese che possa essere pericoloso per Israele o per l'area del Medio Oriente. Insomma, se si coalizzassero anche alcuni paesi, l'abbiamo visto quando la Cina è intervenuta nei confronti dell'Arabia Saudita per raggiungere un accordo con l'Iran, si sono fermati nel bombardare lo Yemen, che era praticamente supportato dall'Iran stesso nel cercare di resistere. Per cui ora questa iniziativa dello Yemen, abbiamo visto anche che ha tentato di bombardare le settimane scorse Israele, non c'è riuscito, la stessa Arabia Saudita l'ha fermato. Per cui non gli rimane altro che cercare di ostacolare il trasporto marittimo lì nel Mar Rosso, che è molto importante. Mentre invece sappiamo bene che la partecipazione della confraternita dei fratelli musulmani, che è quella organizzazione creata ad arte da parte dei servizi inglesi su impronta della Gran Loggia Unita inglese di Londra, è un'organizzazione che ha preso parte a più guerre, a più focolai, la stessa primavera araba, la conquista sotto certi aspetti anche dell'appropriarsi della presidenza egiziana con la vittoria falsata di Morsi, poi dopo circa una protesta di 40 milioni di egiziani è intervenuto al Sisi il generale
ha acquisito nuovamente il governo del paese, rimuovendo Morsi, e teniamo presente che comunque era sempre appoggiata, anche in questo caso, la Confraternita dei Fratelli Musulmani, che oggigiorno è presente e controlla solo l'area della Tripolitania in Libia. È un'organizzazione comunque da tenere sotto controllo perché la parte politica e la parte militare di Hamas risponde a questa organizzazione. Hamas quindi la vediamo suddivisa prevalentemente in tre tronconi, i quali due non hanno nessun interesse a risolvere il problema palestinese, bensì quella guidata dalla componente inglese ha l'interesse a liberare i prigionieri della confraternita che si trovano ora in Egitto da quella famosa, da quel famoso colpo di Stato. Quella turca che fa capo a Istanbul, c'è cioè una fazione che fa capo a Istanbul, che non è un paese arabo, ha interesse anch'essa alla liberazione di questi prigionieri, ma nessuna dei due ha interesse alla costituzione di uno Stato palestinese. Ce n'è una terza che è molto in minoranza all'interno di Hamas, che ha l'interesse alla protezione della Palestina, ma che non ha peso politico a livello internazionale. Per cui diciamo che si sta realizzando quello che ho detto da sempre, che si creerà il grande Israele, che Netanyahu ne verrà fuori rafforzato. Ci sono state tante prese di posizione, sia a livello politico che sociale, da parte di molti israeliani. Nel cercare di riprendere il conflitto. Oggi abbiamo la Gaza al nord distrutta e rasa al suolo per il 70%, circa 80% del territorio. Ora stanno radendo al suolo anche la parte sud. Qualche pazzo del ministro israeliano ha definito l'intervento necessario con un'arma nucleare per rendere invivibile l'area, ma è una semplice stupidaggine perché interessa a Israele stessa quell'area. Per cui, siccome gli israeliani sono abituati a occupare, poi impadronirsene e governare, ecco che hanno trovato la soluzione per accelerare un processo che si era un po' impantanato sotto questi aspetti. Quindi ci sono diversi fronti che si intrecciano, diversi interessi. Abbiamo comunque continuamente l'impronta inglese nel Medio Oriente che fa il doppio gioco, aiutando sia gli israeliani che comunque anche gli arabi, e vediamo che ne viene fuori questo tipo di contesto caotico a cui anche i paesi arabi stanno guardando attenti, perché l'obiettivo reale della confraternita dei fratelli musulmani sarebbe la costituzione di un nuovo grande califfato attraverso la presa di tutti i paesi arabi. È un progetto mostruoso, grandioso, gigantesco, che non ha nessuna valenza di raziocinio o credibile, ma che si basa semplicemente sull'estremismo di alcune teste calde che si spacciano per musulmani e poi alla fine sono pilotati e strumentalizzati da altre organizzazioni appartenenti a degli stati ben più grandi di loro. Poi c'è la situazione ucraina di cui si potrebbe parlare, non so se vuoi che continuo oppure se vuoi far intervenire Guarda, io qualcuno. direi, io, Gianfranco, se vuoi, allora l'Ucraina facciamo il prossimo giro, perché Bene. volevo soffermarmi su Oh, questa grande. questione e sul Vaticano, e poi tieniti caldo che torniamo a parlare di Zelensky e l'Ucraina e di questi ultimi aiuti che hanno seminato un po' gli ultimi aiuti della discordia per quanto riguarda il governo italiano. Gianmarco, vengo da te su quanto detto finora. Allora, Gianluca, io ho mandato, vabbè, a parte un messaggino scherzoso a Valentina perché c'era quel gatto che stava palpando le tette di Valentina, e allora ho mandato un messaggio scherzoso andava dato perché non va bene, è troppo morboso quel gatto, eh? In realtà siamo tutti invidiosi di questo gatto. Poi ho Tutto inviato materiale per me. Sì, lo dico. due messaggi a te, cioè due video su cui mi vorrei soffermare spiegando
che video cosa significano? Allora, il primo video è quello di una manifestazione massiccia a Vediamo. Tel Aviv, sì, a Vediamo. Tel Aviv di domenica. Importante per Vabbè, può chiudere. Allora, questa è una. Beh, si vede, è oceanica, arriva fino in fondo lì. Allora, in pratica, cosa sta succedendo in Israele? Il fatto che nessuno sia intervenuto non sta rafforzando. Io quindi do una lettura diversa a quella di Gianfranco, perché sta facendo esplodere i conflitti interni alla politica di Israele, perché questa manifestazione è stata fatta per richiedere le dimissioni di Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu è il leader di un partito che non ha il controllo dell'opinione pubblica e il suo partito, il Likud, non ha preso neanche il 20%. Va bene che noi in Italia abbiamo una lunga tradizione di partiti che con il 21-22% e perdendo le elezioni governavano, no? Il PD. Però questo significa che ogni 5 cittadini, solo uno è per Netanyahu, gli altri 4 non sono per Netanyahu. E quindi qual è, secondo me, il vero problema di questa situazione? Il vero problema di questa situazione è distruggere la forza politica che c'è attorno a Bibi Netanyahu e tutti i suoi ministri che sono, secondo me, dei servitori di scopi che nulla hanno a che vedere con il benessere di Israele. Quindi questa è la prima notizia. La seconda notizia, secondo me, è ancora più importante perché si ricollega a quello che abbiamo detto fino adesso, sia riguardo a quello che ha detto Valentina sul Vaticano, ma anche per quello di cui abbiamo parlato ridendo e scherzando sui Ferragnez. È una prolusione bomba, secondo me, di dica no, magari se mandiamo qualche immagine solo per dare prosciutto e funghi scandalo, va bene, diciamolo così. Ok. La prosciutto e funghi scandalo, che è tipo la capricciosa scandalo, la diavola scandalo, che cos'è? Oh, diavola, forse non si può dire, oh mio Dio, si può dire diavola? Allora, qual è il problema? Il problema è che sta venendo fuori tutto quello di cui abbiamo parlato noi in passato, perché qui non è l'Andy o Jeanette Hosbard o la Donatella Tinari che stanno dicendo queste cose. Lo sta dicendo l'ex nunzio apostolico a Washington della Chiesa Cattolica Romana, uomo potentissimo, anche se non è cardinale, anche se non è amato dal Papa Bergoglio, dal supposto Papa Bergoglio, perché Monsignore dica no, diciamo, come dire, è un altissimo prete, passatemi questo termine. Quindi quando Monsignor Viganò dice queste cose, lui non è che le ha prese sui siti di fake news, evidentemente ha corroborato queste sue pesantissime prolusioni sulla base di dati di fatto, su prove che è giunto il momento vengano rese pubbliche. Ribadisco che il nunzio, ex nunzio apostolico della Chiesa, Monsignor Carlo Maria Viganò, ha parlato di tutte della prosciutto e funghi scandalo, dell'isola, della pedofili, tutte quelle robe lì che sono cose incredibili che hanno fatto voltare lo stomaco, che sono state il materiale e come dire le informazioni più scottanti che sono state rivelate nei documentari di Jeanette Hosbard con la voce di Donatella Tinari. Crolla, cabala, crolla, tutte cose che sembravano incredibili, impossibili. Ovviamente facevano voltare lo stomaco, ma chissà il potere, chi ha un minimo di nozione sui concetti di sacrifici umani, esoterismo, eccetera, sa che non erano proprio del tutto impossibili queste cose, anzi, erano probabilmente c'era da aspettarsi che qualcuno potesse, diciamo, concepire simili brutture. Perché il male c'è sulla terra. Questa non è una terra che è abitata solo dal bene, da persone buone, come magari molti possono pensare. Questa è una terra in cui c'è il male nella te e questo male si addensa, è particolarmente presente ai vertici della comunità occidentale. Quindi i documentari di Jeanette Hosbard hanno messo in luce
questo. Quindi prima noi ci accorgiamo che dobbiamo avere uno scatto di consapevolezza e fare un salto nelle nostre, come dire, comuni percezioni, prima butteremo giù questi vertici insani, insalubri, malvagi che sono che si sono instaurati al vertice della società occidentale. E ovviamente quello che ha detto Vigano, compresi gli allacci all'isola di Epstein, i servizi segreti di Israele, e la messa in discussione di Netanyahu nella piazza di Tel Aviv di domenica, fatta da israeliani, non sono cose distinte. Io non a caso ti ho dato questi due contributi, questi due documenti, perché tutto si lega. Certo, no, ma come vedi, io non ti censuro mai il contenuto, solo le parole, perché in Italia è arrivato, in America è molto noto questo fatto, nel senso che, quindi soprattutto YouTube, essendo americana, su questo lo capisco, perché io la scorsa puntata, se non sbaglio proprio qui, ho fatto un accenno alla, come dire, alla capricciosa. E praticamente molte persone, ma Randi che dice, ma cosa ha detto, ma non si, perché non avevano proprio idea di cosa io stessi sottintendendo, quindi no. Ovviamente ho dovuto, è proprio perché sappiamo, ho sottolineato la pericolosità di quello che stavi raccontando, perché sì, però noi dobbiamo trovare una formula intelligente per poter far capire a tutte le persone, perché non tutti sono come noi, noi diamo alle volte per scontati concetti, perché il 90%, l'80% di chi ci segue a volo capisce queste cose, però non dobbiamo mai dimenticarci che magari sui 15.000, 20.000 che vedono una puntata, ce ne possono essere 2, 3.000, 4.000 che si sono avvicinati al nostro mondo da poco, e noi su quelli dobbiamo comunque lavorare, dobbiamo spiegare, dobbiamo aprire gli occhi, quindi certo. Non è facile questo lavoro che stiamo facendo. No, chiaro. Potrai testimoniare che non ti ho mai censurato. No, ma io sono sempre qua. Non... Ecco, Valentina, te. Sì, allora io volevo aggiungere qualcosa a ciò che diceva Gianmarco, che è proprio vero, cioè sui sacrifici umani si basa la fondazione di intere civiltà e anche sul loro mantenimento, cioè non è una cosa assurda quella che stiamo dicendo, ma è assolutamente reale, sacrifici umani sia da tutti che purtroppo soprattutto anche di creature innocenti, ma perché i bambini sono, come si può definire, creature liminali, quindi non sono ancora formati, sono in uno spazio differente da quello di un adulto formato e hanno diciamo delle caratteristiche che poi da ciò che Gianmarco chiamava il male assoluto vengono predilette. Ovviamente il male assoluto è anche incarnato in individui in carne ed ossa, e noi li vediamo ovviamente, come prima diceva Gianmarco, no? Al potere. E detto questo, volevo aggiungere anche un'altra cosa rispetto a quello che aveva detto Gianfranco per quanto riguarda la questione della Palestina. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la tragedia continua e la tragedia è sempre più terrificante, anche perché di 36 ospedali funzionanti, ora ne sono solamente 11 e non troppo funzionanti, uno al nord e gli altri 10 al sud della striscia, che ora stanno, come dire, anche perché continuano i bombardamenti. Questo ce lo dice Richard Peppercorn, che è un funzionario dell'OMS per i territori palestinesi, e quindi avverte tutti di come la situazione ospedaliera e sanitaria è ancora più allarmante, proprio perché da 36 ospedali sono arrivati addirittura 11 malfunzionanti. E c'è anche un'altra questione: il 13 dicembre è stata approvata la risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco per aiuti umanitari. E io ricorderei ancora una volta che dei 153, se non erro, d'accordo, insomma, voti a favore, ce ne sono stati, mi sembra, 10 contrari, tra cui Israele e l'America. Mi sono spiegata, hanno cessato il fuoco per portare aiuti alla popolazione in difficoltà, e 10 astenuti, tra cui sempre l'Italia.
che si è astenuta ancora una volta. Allora, io vorrei dire, fare sempre un discorso ricollegandomi proprio sul concetto di cattiveria, che poi è un concetto abbastanza ampio. Parlerei più di malvagità a questo punto, perché poi il termine cattivo, cioè una cattività, è qualcuno che è prigioniero, ma proprio di malignità umana. Come è possibile astenersi da una cosa del genere o votare contro? È una cosa lì veramente inspiegabile dal mio punto di vista, anche perché il governo italiano è supportato da una donna che è anche madre. E quindi allora cosa sta a significare questo? Che uno è madre solamente del proprio figlio e non guarda le tragedie che stanno vivendo tutti gli altri bambini sulla striscia? Cioè, è questo che è drammatico, questa malvagità, perché a parte che a ogni azione corrisponde poi una reazione che probabilmente non si vedrà in questa vita, ma in altre, non lo so, sto andando oltre al discorso che volevo fare. Però è veramente inconcepibile che l'Italia si sia ancora una volta astenuta, cioè non abbia detto sì, siamo favorevoli al cessate il fuoco per aiuti umanitari. E questa è una cosa che per me coincide con i crimini contro l'umanità. È una cosa gravissima, e che a pensarla, a gestirla e a dirla sia una donna è ancora più grave dal mio punto di vista. Condivido. Domani il mio editoriale delle 18 sarà tutto interamente su questa questione e si intitolerà "Svegliatevi, non è un sogno". Ne voglio parlare domani. Gianfranco, a te sulla questione Ucraina, aiuti che diceva Valentina. Sì, scusami, sulla questione che diceva Valentina per quanto riguarda l'Italia, la Meloni si è recata anche in Israele e ha cercato di stringere accordi e spingere per lo sfruttamento di quel giacimento palestinese di fronte a Gaza, di cui gli israeliani si vogliono appropriare, pare valga 600 miliardi di dollari fra gas e petrolio, per cui ci sono degli interessi a cui in molti vogliono mettere sopra le mani, e ci sono tanti paesi interessati in Europa che hanno fame di energia, tra cui l'Italia. Per cui sotto questo aspetto potrei anche comprendere la Meloni, non la capisco sotto il punto di vista che lei, come tanti altri, a livello di rappresentanti europei e occidentali in genere, ma più o meno anche qualcuno del mondo arabo, continua a trattare la Palestina come se stesse subendo un terremoto. Cioè bisogna inviare aiuti e basta. Non è questo il modo per aiutare i palestinesi. Bisogna prendere una posizione ben più ferma, ben più importante e vincolante nei confronti di Israele per cercare di fermare questo genocidio, perché questo è un genocidio. Allora, il discorso è che purtroppo anche ad esempio Crolla, Cabala Crolla è un ottimo documentario, un documentario denuncia, io l'ho visto tutto, Donatella Tinari ha dato un ottimo contributo, è un documentario denuncia. Cioè, dopo che noi veniamo a sapere tutte queste cose, non si può restare solo inorriditi, bisognerebbe andare a cercare di comprendere tutti quei fenomeni politici che avvengono e che hanno permesso la creazione di questi fenomeni qua, di questi aspetti del mondo politico, economico, finanziario, per come si sono comportati. Per quanto riguarda l'Ucraina, no? Abbiamo in questo periodo che sono stati bocciati gli aiuti all'Ucraina da parte del Congresso e il tutto è rimandato a gennaio. A gennaio probabilmente vedremo qualcosa di nuovo. C'è una situazione di stallo. Zelensky qualche sera fa ha fatto un discorso alla nazione alle 2:15 del mattino. Alle 2:15 del mattino non lo guardava nessuno in Ucraina, era semplicemente perché era rivolto alla nazione, ma la nazione oltreoceano, cioè agli Stati Uniti. È stato trasmesso
questo discorso in tutti gli Stati Uniti da diversi network, e Zelensky ha cercato di descrivere come loro sarebbero in grado di riprendere un'offensiva nei confronti della Russia, superato l'inverno, quindi alla primavera. C'è stato un discorso di conflitto tra. Avvenuto un conflitto tra Zelensky e Zaluzhny, perché Zaluzhny ha proposto agli Stati Uniti di farsi dare 500.000 uomini, hanno bisogno di soldati, ora stanno mobilitando anche le donne. Faccio presente che hanno trovato anche qualche donna incinta, i russi hanno catturato come soldato, però erano tutte queste volontarie, non so perché abbiano preso questa iniziativa qui. Qua si potrebbe aprire un fronte di discussione particolare, perché non tutti i soldati sono d'accordo a continuare con questo conflitto, in quanto si ritrovano praticamente a essere consapevoli di essere carne da marcello. È quello che sta succedendo in questo periodo a Krymki, vicino a Kherson. L'Ucraina è posizionata sul lato destro del fiume Dnepr, e la Russia si trova poco distante sul lato sinistro. In questi giorni che Zelensky si trovava negli Stati Uniti, hanno inviato l'elite rimasta, l'unica poca scarsa risorsa rimasta in Ucraina come soldati ancora efficienti ed efficaci, a combattere e cercare di sfondare le linee di difesa russe proprio in questa regione qua. Sono stati mandati al massacro, stanno morendo una marea di soldati anche lì nuovamente. Putin è rimasto inorridito, in diverse conferenze stampa ha spiegato che loro neanche reagiscono, vengono attaccati continuamente, rispondono al fuoco, e questi, non avendo nessuna protezione perché sono in campo aperto, vengono sterminati. Per cui è stata semplicemente una mossa da parte di Zelensky nel cercare di sensibilizzare l'Occidente, l'Europa e gli Stati Uniti affinché vengano poi alla fine concessi questi aiuti di 50 miliardi di dollari che necessitano per poter proseguire. L'Ucraina è un paese fallito, ha un PIL di circa 20 miliardi di dollari, scusate, 100 miliardi di dollari, e in questo momento ha un debito di circa 160 miliardi di dollari, per cui è proprio in una condizione economica disastrosa, con un'economia ridotta a zero praticamente, nessuna possibilità di poter pensare di vincere. La stessa mossa da parte dell'elite europea di proporre l'Ucraina e accelerare il processo di ingresso in Europa è vista più che altro come una mossa per cercare di dare un peso maggiore a chi andrà a trattare con la Russia, tenendo presente che diventerà un membro europeo l'Ucraina, e quindi con tutto quel che ne consegue cercare di dargli un potere d'acquisto maggiore in sede di trattativa. Però praticamente la guerra, la Russia stessa ha detto che continuerà ad andare avanti, anche se lentamente, non ha nessun interesse e nessuna fretta. Ci sono le elezioni a breve davanti, sia per la Russia che poi anche per gli Stati Uniti successivamente nel 2024, per cui non c'è fretta di dover arrivare a raggiungere un risultato, anche perché si stanno facendo del male da soli, tutto l'Occidente si sta facendo del male da solo. L'economia russa ha ripreso a decollare, quest'anno chiuderà con un bilancio del PIL del più 3% circa, e quindi, contrariamente allo 0, cui viaggiano tutti gli altri paesi europei, con tutto lo strangolamento a livello di tassazione, di costi, per quanto sono saliti sotto il profilo dell'energia. Grazie Gianfranco. Gianmarco, a te. C'è Valentina che vuole parlare. Ah, scusami Valentina, No, prego. scusami, no, volevo solo aggiungere una cosa di una notizia che mi è arrivata da poco da un amico giornalista, presa dal Sound Front Press e il Ministero della Difesa russa, in cui si parla di come vengano reclutati i ragazzi degli adolescenti dai 12 ai 15 anni dall'intelligence ucraina per attuare azioni terroristiche per quanto riguarda uffici di reclutamento, arruolamento militare, ponti, ferrovie, eccetera, eccetera. Quindi la notizia viene dal Sound Front Press e dal Ministero della Difesa russo. Quindi su questo poi dovremmo in qualche modo
indagare quantomeno in maniera più Sì, approfondita. perché Però la... in effetti, scusami, è vero, perché in effetti non c'è più forza lavoro anche in Ucraina. Erano 40 milioni di abitanti, sono poco meno di 20 milioni ora. Il resto sono andati via, scappati dalla guerra e quindi si ritrovano in altri paesi. Per cui effettivamente la crisi è profonda e gigantesca all'interno dell'Ucraina. Teniamo presente che se l'Ucraina per caso entrasse in Europa, gli pioveranno addosso 186 miliardi di dollari. Questa è la cifra che l'Europa andrà a Allora, dare all'Ucraina se entra in Europa. Io penso che questo non accadrà mai. io sono d'accordo con questa ultima dichiarazione che ha fatto Gianfranco riguardo all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, che è qualcosa che nel caso in cui dovesse effettivamente verificarsi non sarà prima del 2035. Ci sono almeno cinque paesi in attesa, quello che è, diciamo, alla... come dire, l'attesa più lunga supera i 15 anni, quello che è la più breve, tipo 8-9 anni. Adesso non ricordo esattamente i tempi, però si tratta di tempi biblici, perché uniformare tutti i regolamenti, tutto l'ordinamento interno per renderlo coerente a livello economico-finanziario, per renderlo coerente a quello dell'Unione Europea, non parlo dell'Unione Monetaria, non parlo dell'euro, ma solo l'Unione Europea, non è una qualche cosa che si può fare con degli annunci, no? Ci sono dei lavori, degli apparati che devono lavorare, ci sono dei correttivi che bisogna attuare, e quindi è una cosa che non si può assolutamente parlare come di qualche cosa di plausibile. Si tratta di una boutade che è stata fatta dai potenti che stanno perdendo la guerra, semplicemente perché qualcuno in questo modo pensa di poter supportare al tavolo della pace che prima o poi ci sarà l'Ucraina, perché chi è che può fare le veci dell'Ucraina? Nessuno. Il problema che ha l'elite occidentale è in che modo andrà a tutelare l'Ucraina, a dire voi non potete fare questo a Zelensky e alla sua. Non c'è nessuno, non fa parte di un'alleanza NATO, non fa parte dell'Unione Europea. Se andiamo a vedere le carte all'ONU, ci accorgiamo che anche sull'indipendenza dell'Ucraina la si ha nel senso di una comunità di stati indipendenti con un comando militare unico a Mosca. Se noi andiamo a capire perché l'Ucraina ebbe il seggio all'ONU subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, scopriamo che fu per volontà di Mosca e scopriamo che il primo rappresentante dell'Ucraina all'ONU, quando c'era Khrushchev e quando c'era Stalin, c'era Khrushchev. Quando morì Stalin a Mosca, Khrushchev, che era il leader dell'Ucraina, andò a capo del Partito Comunista Russo, dell'Unione Sovietica in realtà, e diventò il rappresentante all'ONU della Russia, dell'Unione Sovietica. Quindi non c'era nessuna separazione tra Unione Sovietica e Ucraina. Questa è una cosa che non tutti hanno ben messo a fuoco cosa significa, perché le rivendicazioni ONU che l'Ucraina può fare sono molto deboli in realtà, non sono forti. Anche negli anni 90, ribadisco, Mosca ha, con tutto che era controllata dall'Occidente, ha consentì a riconoscere indipendenza politica, ma in una maniera, diciamo, un po' cavillosa, perché il comando militare doveva essere unico a Mosca, sia per la Bielorussia, sia per l'Ucraina. Tutte le testate nucleari che c'erano in Ucraina, furono portate a Mosca, perché sono russe. Quindi questa cosa, nel momento in cui uno dovesse effettivamente andare a aprire un tavolo di pace e di dire, vabbè, adesso tu hai fatto questo, perché lo hai fatto? Su quali basi hai fatto questo? C'è un problema, che quello lì è un pagliaccio, un buffone che faceva il cretino in televisione. E anche persone intelligenti ucraine disposte
a supportare le ragioni di Zelensky e dell'Occidente con la guerra aperta, non ci stanno, non ci sono. Quindi hanno tutti paura che Putin ne faccia un boccone. E allora si sta, stanno, e adesso come ne usciamo fuori da questa storia qui? Secondo me non ne escono fuori, perché Putin si rimangerà tutti quanti a colazione quando sarà il momento. Ora sarà a gennaio, sarà a marzo, sarà dopo le elezioni americane, non lo so. Però io vedo una tavola imbandita, dei biscotti a forma di Zelensky, la zuppa di latte, e vedo Putin che sta lì e ha detto: adesso me lo mangio, quando mi va lo inzuppo nel latte e me lo mangio. Il Riguardo gatto, invece, dov'è il gatto? no, dico il Oh, famoso gatto col topo che prima ci gioca e poi dov'è? Ah, decide. no, pensavo che fosse il gatto morboso, che si addenta alle tette di Valentina. No, Così, no, ti ringrazio perché manca sempre materiale per i meme. ma no, Il dobbiamo un po' alleggerire, dai. patriarcato. Ma Ci scherza sta, che ci sto sta. scherzando, non è... lo faccio poi Spingi all'ufficio. sempre sul Come? patriarcato, eh? Il Spingi famoso catcalling, ecco. Spingi sempre sul patriarcato. patriarcato, sì. Acqua, Io patriarcatto. Allora, dai, facciamo così, visto che è parecchio intensa, partiamo con l'ultimo giro. Fra l'altro voglio ringraziare Valentina Va bene. perché nel mentre ci cambiavamo le fonti mi ha dato anche i link di quel che ha detto e è tremendo, quello che è la notizia che ci hai dato. Va bene, guarda, ti lascio fare l'ultimo giro partendo un po' da te. C'è anche, fra l'altro in molti cominciano a dire anche quel che si paventa da questa trasmissione, che con l'arrivo di Trump sarebbe la fine della NATO. Cominciano a dirlo in tanti, e anche i giornali mainstream cominciano a riportare questa Senti, notizia. c'è Luca? Sì. Sì, no, no, quando lo dicevo io, c'è grande pazzo, sono stanco, eccetera. Poi inizia a dire Rampini, il Corriere della Sera, eccetera. Ma lì basta conoscere il programma di Trump e come Trump ha agito dal 2016 al 2020 per dire che tanto folle questa cosa, quanto è plausibile, e secondo me ci riuscirà, perché anche questa legge che hanno fatto al Senato... Ma quanto vale? Nulla. La politica americana è portata avanti dal presidente. Se il presidente non vuole agire e proteggere un paese NATO trovando delle motivazioni a carattere economico o politico per non farlo, quel trattato comunque rimane carta straccia. Cioè, uno non si sente protetto da un'alleanza NATO se il presidente è Trump, e se Trump è isolazionista e dice adesso basta. Quindi vale quel che vale, c'è niente. Trump alla Casa Bianca è la disfatta del deep state, di un mondo che si è instaurato dal 45 in poi. Valentina. Eccomi. Allora, un'altra cosa, sempre aggiungere la questione israelo-palestinese, poi vado con l'ultima notizia un po' più leggera. Una società di compravendita di case, eccetera, eccetera, che si chiama, vado a leggere perché non, la pronuncia poi tra l'altro è abbastanza impegnativa, Ari Zahav, leader nel mercato immobiliare in Giudea e Samaria, sta mettendo, comunque sta progettando di mettere in vendita delle villette. Indovinate dove? Lo sappiamo, no? Guarda, è proprio questo di cui parlerò domani e devo dire che io per No, quattro ma giorni Valentina, dillo, di sulla dove? A striscia di Gaza, dove? Sulla striscia di Gaza. Ma dillo, Sulla striscia dillo. di Gaza. Metti Le anche villette, progetti di villette sulla striscia di Gaza. la Metti anche pericolone, la come hanno sempre foto fatto. perché Esatto. è eclatante e io per 4 giorni ho detto: no, vabbè, questo è lercio.it, non ci posso, no, ma non sarà vero. No, e per 4 giorni ho rimbalzato la notizia perché stanno già prendendo gli acconti. Stanno già, mentre ci sono ancora i morti e i feriti, ci sono già quelli che vanno a supervisionare. Allora lì così, qui li mettiamo così e affrettatevi, date gli acconti per queste ville. Cioè, qua stiamo veramente, ma neanche in un film. Neanche in un Sì, la film, è settimana vero. prossima ve li porto io i video delle folle oceaniche a favore di Netanyahu e del governo
di coalizione che c'è ora per la guerra, e poi vediamo, possiamo anche confrontarle, no? guarda, Perché purtroppo. confrontiamole. Sì, Gianfranco, ti lascio finire, Perché perché purtroppo. effettivamente è spaccato in due. Ci sono i sionisti, e come sempre facciamo attenzione anche diciamo, alle manifestazioni governative, perché ricordo che c'è anche gente che in qualche modo magari è stata anche pagata per andare ad applaudire la von der Leyen quando è venuta in visita in Italia. Vi posso assicurare che le persone normali, i ragazzi, sono tutti contro Netanyahu e c'era clima da guerra civile da tanti mesi. Dopodiché, però, che cosa ci sono? Ci sono i governativi che sono una minima parte, ma rappresentano una certa età, una certa posizione sociale e sono tutti quelli che lavorano in ambito Shin Bet, Mossad e governo e sfere in qualche modo del sionismo più laico, ma quello tremendo, dove veramente si sta svolgendo quel che tutti stiamo vedendo. Però ecco, no, portali anche i filmati, perché secondo me vanno in qualche modo studiati per cercare di capire la popolazione come è composta. No, però Gianluca, volevo dire a Gianfranco, tu porti i filmati, io però posso portare le dichiarazioni del mentecatto di Biden, di Trump, di Putin, di Xi Jinping, che sono tutti contro Netanyahu. No, Allora, no, se un... assolutamente. Putin non No, si è mai espresso contro Netanyahu. no. No, per i L'hanno tutti bombardamenti di detto in Gaza. modo sibillino che Israele deve difendersi, però No, no, nessuno ha detto deve no, no, no. smettere. Difendersi da Hamas è una Deve cosa. difendersi, ma Poi nessuno ha detto che deve smettere. E continuano a assolutamente parlare non di è vero. No, Israele e no, della Palestina come se stesse no. Vabbè, subendo un allora, terremoto alla sotto il prossima profilo degli aiuti puntata, umanitari e basta. Cioè, e purtroppo la situazione è porteremo questa. ma no, Gianfranco, ma perché tu vuoi vedere questa cosa che non c'è? Allora, Io non voglio Putin è vedere, io stato mi attengo ai chiarissimo su dati, io Gaza. osservo Putin. attentamente, Ma non cioè serve, perché io mi basta attengo vedere ai Putin dati. cosa ha detto. Putin e Trump su Gaza, anche Trump, che è quello accusabile più di essere filo Israele, ha usato parole, ha condannato Biden, ha litigato sulla stampa. Netanyahu è solo politicamente Israele. Si vede No, come vuole sono. vedere. Intanto continuano a inviarli le armi. Israele Ma il avrebbe potere, lui ha il bisogno potere in Israele, delle bombe. bisogna toglierlo il potere. Come? Posso chiedere, perché ci tengo molto, perché secondo me vanno raccolte un po' le varie dichiarazioni. E Gianfranco, se vorrai, portiamo le dichiarazioni su questa cosa e Gianmarco anche perché secondo me non è poi così chiaro il ruolo No, che è qualcuno ha chiarissimo. un po' il doppio Guarda, gioco. intanto Putin non ha una dialettica di ingerenza nei confronti degli altri paesi No, e di su Gaza conseguenza non no. si No, 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 permette no, no. mai di Su giudicare un rappresentante ma politico Gaza di un non è altro Israele, paese sotto questa scusate. ottica. No, Gaza è un altro discorso, perché Gaza non è Israele, e Israele occupa Gaza. Quindi Putin può intervenire nel momento in cui quello fa l'arrogante. Quindi una cosa è dire che Putin ha condannato Hamas, che Putin Trump ha ha condannato ricevuto anche Hamas. Hamas, è stato criticato anche per questo, no? Però non si è mai espresso, è stato al telefono con No, Netanyahu no, no. e gli ha Sì, va bene. invitato a concludere questi bombardamenti, a terminare con questa azione spropositata Va nei bene, confini di Gaza. le cerco le mie subito, Va tanto ce ne bene. sono, ce la Ma facciamo. Martino, no. Vabbè, ma è Va bello, cioè nel senso, bene, portiamo a però. martedì prossimo i filmati, le dichiarazioni, no, è utile, perché è un lavoro di ricerca collettivo e penso che serva a tutti, no? Quindi sì. No, Gianfranco, fai bene, portale anche le dichiarazioni. Scusami, avevi concluso Allora, l'intervento? sì, la notizia è ovviamente anche uscita sul Fatto Quotidiano, quindi insomma delle villette, quindi ormai è ufficiale, cioè, tra virgolette ufficiale, è accertato che... Io sono rimasto esterrefatto perché c'è Sì. ancora chi dice ma il 7 ottobre. Questi danno per scontato che, come anticipato, e questo sì, i nostri editoriali e le nostre puntate su questo canale fanno in qualche modo reperto storico, Netanyahu erano mesi che mostrava le cartine senza la Palestina e questa fretta di vendere già le villette su quel territorio che non è israeliano, dando proprio
lasciando intendere che Gaza non c'è più e che la Palestina non c'è più. Quindi ormai loro lo danno come dato di fatto, con un'arroganza che veramente è fastidiosa per il mondo intero. Se il mondo comunque sta dicendo, scusami, tollererà questa cosa, scusami, se il mondo la tollererà, saranno la Cisgiordania, cioè stanno già dicendo che è finito con Gaza, passano sull'altro versante. Non so, tu hai perfettamente ragione sotto quest'ottica. Scusa. Allora, ti ho inviato l'ANSA del 10 dicembre. L'ANSA no, io ascolto il network. Arendt, allora Arendt in inglese per renderla facile, comunque l'ANSA si basa sulle dichiarazioni di Arendt. Allora, lo dice apertamente, pessimo colloquio tra Netanyahu e Putin. Netanyahu ha rimproverato a Putin una serie di cose. E comunque, secondo Ariano Osti, il leader russo è tornato a sottolineare la posizione di Mosca, la creazione di uno Stato palestinese indipendente che coesiste in pace con Israele, ritenuto l'unico... questo è quello che ha dichiarato... Scusate, solo comunicazione di servizio, Mesbet ci fa vedere l'articolo che sta leggendo Anni, perché me l'ha mandato, e quindi è giusto far vedere anche il... la fonte ANSA, Netanyahu al telefono 50 minuti col presidente russo Putin. Se vorrete, poi questo lo pubblicheremo. Allora, questa è la dichiarazione più a favore di quello che dice Gianfranco, nel senso che comunque si vede una dialettica. Però se uno va a vedere proprio le dichiarazioni che ha fatto Putin su come si è comportato Israele, è chiarissimo, anzi è andato oltre Putin, perché Putin ha detto: stanno utilizzando questa storia per far scoppiare la guerra mondiale, dovete stare tutti fermi. Quindi se può essere a favore di Netanyahu uno che pubblicare una cosa così, non c'è nessun attacco diretto nei confronti del presidente Netanyahu. Non c'è, ma sta dicendo un attacco diretto nei confronti della metodica. Gianfranco sta attaccando Netanyahu dicendo che vuole far scoppiare la guerra mondiale, ma hai capito quello che ha detto il Putin? Senti, Putin ha accusato Netanyahu di voler far scoppiare la guerra mondiale. No, io allora, sì. Poi ti porto le dichiarazioni di Putin, sono d'accordo. Allora, con le dichiarazioni, quindi Putin è a favore di Netanyahu qui praticamente. Da io non ti sto dicendo che Putin è a favore di Netanyahu. Io sto dicendo che Putin non si è permesso di esprimere un giudizio nei confronti di Netanyahu, ma bensì nel tipo di risposta che Israele ha fatto nei confronti della Palestina. È una finezza che in Occidente pochi notano. Va bene. È chiaro che ha criticato la politica e non l'uomo, i capelli che porta, la scusa, moglie. Scusa, la politica di Netanyahu. E questo è ovvio. È la politica di Netanyahu che è sorretto da un governo di coalizione e che attualmente sta ottenendo il risultato che sino dal primo giorno tutti auspicavamo non ottenere, ma che sta portando avanti e continua ancora oggi, siamo a dicembre, da ottobre, e ancora siamo qui a parlare di quanti morti sta facendo Israele in Palestina, purtroppo. Però nessuno lo ferma, anzi ancora rischiamo il rischio di un'escalation. Arrivo da te, Valentina, però è giusto, cioè, il dibattito si accende, ma volevo tranquillizzare, non litigano, è un confronto e ognuno porta la sua opinione, quindi loro fanno spesso così. Ma è giusto portare, anche perché secondo me è una questione cruciale. Io sono dell'idea che sia la fine di Netanyahu, ma mi stupisco che siano arrivati fino a questo punto. Quindi devo comunque ammettere che tutti e due, dal loro punto di vista, hanno ragione. Il popolo non è con Netanyahu, ma la comunità internazionale ha tutto questo timore reverenziale, al punto che abbiamo visto Tajani dire di nuovo, senza carisma, di nuovo non curante del ruolo che porta, per favore basta, entrare attenti, perché un cecchino ha colpito a morte due cattoliche e quindi magari sarebbe anche il caso. Cioè, dove andremo a finire se
nessuno osa dire niente. E su questo devo dire che mi stupisco che siamo arrivati a questo punto. Però c'è da dire che anche Andy ha ragione, Netanyahu è ai minimi storici, sarebbe dovuto essere... Nel Consiglio di Sicurezza ONU, la Russia ha votato contro Israele, scusate, nel Consiglio di d'accordo, sicurezza ONU. Su questo siamo d'accordissimo, Gianmarco. Ah, cioè cosa deve fare? Deve attaccare sì, certo. La Russia nella trappola? Ma la Russia è contro Putin, doveva cadere nella trappola secondo te, Gianfranco? Di che cosa? Dire... La trappola di che? No, Gianmarco dice... La guerra mondiale... Ma quando mai? Io l'ho detto da sua, tu dicesti che ci sarebbe stata un'estensione del conflitto e io da subito dissi che non ci sarebbe stata nessuna estensione del conflitto. No, e ho cercato di dare un'esplicazione ragionando sulle tre macro aree del nuovo mondo multipolare. Cioè, io ho detto che le intenzioni erano quelle di creare un conflitto esteso tirando dentro l'Iran, che non ce l'avrebbero fatta questa cosa, e ho spiegato, e qui potrei portare tanto materiale, spiegando che Putin e Trump, una cosa che non dice nessuno, la dico solo io, la posso argomentare, che Trump e Putin erano d'accordo nel fare fuori Soleimani. Trump ha fatto fuori Soleimani in accordo con Putin. Questa è una cosa, diciamo, forte. Porterò le dichiarazioni di Putin anche su questo. Forse le dichiarazioni di Putin e io ti porterò le dichiarazioni degli uomini di Obama che hanno fatto un favore a Putin. Il Regno Unito ha fatto un favore di mentalità la quale la Russia combatte attualmente, il fatto che si debbano modificare i regimi o gli stati, i governi attraverso gli assassini di rappresentanti di quei governi. Cioè, questo è contro qualsiasi forma democratica o d'espressione democratica di qualsiasi paese civile. Non si può far fuori un rappresentante di un altro paese. È da condannare assolutamente. No, perché allora, questo è incivile. Incivile. Ci sono forme diplomatiche. Quello che tu dici vale anche per Hitler. Gianfranco, a parte Soleimani non era un leader democratico, ma Soleimani... Cavoli, hanno esposto la bandiera nera in Iran. Allora, quello che tu hai detto, ascoltami, quello che tu hai detto vale anche per un rappresentante della Germania, qual era Hitler? Hitler hanno cercato tante volte di farlo fuori. Non ma hanno fatto molto male. Poi sai cosa hanno fatto? L'hanno fatto scappare in Sud America. Cioè, fermi tu, c'è per caso qualcuno che non era d'accordo con Hitler? Io vorrei sapere chi era che non era d'accordo con Hitler. Stoppati un attimo. La storia parla chiaro, Hitler si è salvato, Mussolini è morto. Gianfranco, fermati. Non si sta dicendo nulla di eclatante. Potete dirlo con i tempi. Non vi sovrapponete, se no da casa non sentono, ma potete dirlo. Anzi, mi spiace che si infiammi sempre sul finale. Allora, io voglio dire una cosa. Allora, basta che non vi sovrapponete. È una notizia che io ho una memoria paurosa. Io mi ricordo un articolo del gennaio 2022 di una statua di Soleimani fatta a Teheran la mattina e la sera manifestazione di piazza a Teheran con la statua di Soleimani buttata giù, perché Soleimani era un uomo della CIA. Quindi io ho ho fonti che mi dicono questo. La fondazione del braccio destro di Obama a Washington, subito dopo l'assassinio di Soleimani, ha fatto un convegno a Washington e ha spiegato che Putin ha ottenuto da Trump pure questo, gli ha fatto fuori Soleimani. Questo hanno detto gli uomini potenti di Obama all'indomani del 2020. Anche dopo Maidan hanno buttato giù le statue di Lenin in Ucraina, ma in Russia continuano a starci. Allora, in piazza Maidan c'era tanta di quella gente che veniva pagata per manifestare, che poi alla fine, cioè, il contesto, la storia... Ma non c'entra niente con quello che stiamo dicendo. Quello che noi stiamo dicendo è che Soleimani, che è stato ucciso perché faceva degli attentati e perché si muoveva in realtà facendo il doppio e il triplo gioco, secondo me,
ci sono delle prove che si possono andare a trovare, potete farlo tutti, delle mail, email di Hillary Clinton. Il motivo per cui Julian Assange gli vogliono tanto male è che ha svelato delle mail in cui si vede che lei dava delle indicazioni agli uomini di Soleimani per uccidere l'ambasciatore di Libia in America. Quindi uno che prende ordini da Hillary Clinton per ammazzare l'ambasciatore americano in Libia sta con Barack Obama, ed è uno che Trump ha fatto bene a uccidere, perché non è il leader dell'Iran, va bene? Allora, chi dice che Soleimani è il leader dell'Iran mi deve dire che cazzo ha fatto l'Iran dopo che è stato ucciso. Niente. Io ho detto che è un rappresentante, era un generale. Quindi questa è la verità, usiamo la testa, portiamo le prove e non diciamo cose a cazzo contro Trump, contro Putin, senza cosa, va bene? Ci sono delle mail di Julian Assange dove ti dice questo, dove Hillary ha detto questo. Quindi uno deve guardare la mail e deve dire: Soleimani faceva il doppio gioco, punto, fine. Trump l'ha ucciso, sì, perché non ha ucciso un capo di Stato, perché il capo di Stato non tradisce il popolo. Chi tradisce il popolo e viene ucciso muore a giusta ragione, perché è un traditore. Vabbè, si potrebbe anche arrestarlo senza uccidere nessuno. Non ti incazzare, Gianmarco. Chi lo arresta? Chi doveva arrestare? Vabbè, però la pena di morte, se per faccia, cioè, lasciamo che si possono anche definire. In Iran, dopo che è morto Soleimani, ribadisco, hanno messo una statua di Soleimani in piazza. La sera la statua è stata distrutta ed è stata data la notizia che una manifestazione di popolo ha distrutto. Quindi vuol dire che Soleimani, all'agliato là, che lui prendeva per il culo, stava sui coglioni, scusate il Gianmarco, termine, capisco, perché sennò uno non mette una non statua reagisco, e poi la butta giù. Capisco. Questa è logica, è ragionamento, ed è, vuol dire che non usare la testa. Allora, non vi ho interrotto perché era giusto che si è acceso il dibattito, però non mi monopolizzate il finale, perché voglio arrivare anche da Valentina, se non vi arrabbiate, ecco. Martina, a te. Io non aggiungo nulla, perché sennò faccio arrabbiare Gianmarco su Soleimani, che insomma, ho sempre, almeno per quanto riguarda i miei amici sciiti, è stato un eroe nazionale, e quindi non mi azzardo ad addentrarmi in territori che non conosco. Detto questo, vorrei concludere proprio con una manifestazione concreta del pensiero orwelliano, la guerra e pace, con il carro armato, carro amato. Quindi qua vediamo proprio come si concretizza Orwell, no? La guerra e pace. E su questo carro armato c'è un losco figuro, che è questo Babbo Natale. Quindi altro che la lotta al patriarcato, dobbiamo fare la lotta al barbaccato, questo impostore coca-colaro, e quindi invito tutti a buttare giù dal palazzo un Babbo Natale che trovano nel condominio, per strada o aggrappato alle pareti. Uccidiamo questo impostore coca-colaro americano centrico, eccetera eccetera eccetera. Ecco, ci abbiamo dedicato l'ultimo editoriale, e diciamo che sia Babbo Natale che Zelensky che carri armati di sicuro la coca in comune ce l'hanno. Anche questa opera esposta a Modena ha fatto tanto arrabbiare i modenesi, ho portato la loro voce, le loro proteste. E anche qui fa vedere quanto in basso possa cadere la politica italiana. Grazie di cuore, Valentina. Gianfranco, velocissimo, una chiusura senza aprire ulteriori dibattiti. No, anche buono, perché... io saluto tutti, ringrazio tutti quanti per questa serata, comunque piacevole, ed è interessante comunque chiacchierare insieme a Gianmarco, Valentina e te. Io sono interessato, se portate... A prescindere dal fatto che il dibattito si accenda o meno, ecco. No, ma portate pure le foto, perché serve anche a me, e anche io ho delle domande, quindi nel vedere ognuno gli articoli cerchiamo di ricostruire il puzzle. Quindi grazie Gianfranco. Gianmarco, a te per il finale. Nulla, ciao a tutti, buona serata. Nel finale mi sono acceso perché quando sento parlare di Soleimani e io ancora? So che la guerra non è scoppiata ancora, semplicemente perché l'Iran non ha fatto, non ha mosso guerra, perché altrimenti sarebbe scoppiata veramente la terza guerra mondiale. Io quando penso all'assassinio di Soleimani, quindi alla mancata guerra, ai mancati carri armati veri e a quelli fasulli che devono fare per Natale, che sono ridicoli, io sono contento. E quindi quando uno non è contento di una cosa che è grandemente positiva,
tendo a un pochino inalberarmi, però posso argomentare, posso spiegare questa cosa di Sulemani. Se ho tempo vado anche a trovare la mail Se incriminata, vuoi, quella sì. martedì partiamo da qua. Cosa la Se vuoi, mail? Te l'ho Devo inviata io trovare. ora la mail, Gianluca. Ti ho Prova inviato io la mail. ora Se la mail. vi va, facciamo un to be continued come i film e martedì riprendiamo da Sulemani. Va bene? Va Non bene. si Va dica bene. che avete anche tempo per preparare ognuno. Mandatemi le foto, gli articoli e io passo tutto. E se è utile anche a me e penso anche agli amici a casa. Grazie Valentina, grazie Gianfranco, grazie Gianmarco, grazie Mesbet, grazie a tutti quanti voi, fedelissimi, veterani, abbonati, nuovi abbonati, gente anche dell'ultima ora. Chiedo scusa se ogni tanto magari qualche ultimo arrivato in queste tematiche sente che censuriamo qualche parola. Non è ovviamente mia No, intenzione, basta vedere quel che diciamo dal vivo nelle conferenze, è solo che la piattaforma ragiona a parole che fanno scattare la censura. Vedete come sempre più canali paghino dazio. Noi stessi siamo rimasti fermi una settimana quest'estate su un canale, in autunno su quest'altro. Insomma, purtroppo siamo un po' sottoposti a censura. Questo la dice lunga sul periodo che stiamo vivendo, la libertà di stampa, la libertà di espressione e di come alcune parole ci siano vietate. Questo sì che è molto Orwell, come diceva Valentina, e spero che sarà sempre più difficile da capire per chi ci guarderà in futuro, perché vorrà dire che le cose sono cambiate. Per ora basta una parola sbagliata e il video viene chiuso in corso d'opera. Grazie di cuore a tutti. Sigla, vi aspetto salutiamo domani. Mesbet, Mesbet in regia. Mesbet. Salutiamo il gatto di Valentina, il Un idolo padre del per gatto. noi, il gatto, sì. E tutti, Ecco. le zampette sono tutti noi. E Vabbè, aggiungerei gli quello. uccelli di Gianfranco, gli uccelli di Gianfranco che questa puntata sono Uccellino. mancati, non li sento, ma un abbraccio ai pappagallini di Gianfranco. Domani mattina ore 8 con Marco Rico De Graia su Mesbet TV, la rassegna stampa, bella, professionale, precisa. Io magari passerò come al solito per l'ultima parte. Ore 18 l'editoriale proprio su quel che ha accennato Valentina, dirò la mia, 21:30, il ritorno di Fabio Borghini, parleremo di questa luce verde, dell'esperienza premorte e della ghiandola pineale. Tutto questo grazie al vostro sostegno e al vostro entusiasmo. A domani. Ciao a tutti. Anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto come al solito.